Como, via Cecilio. Il nuovo supermercato aprirà probabilmente nella prima parte del 2019. L'area, una volta occupata da un concessionario Mercedes, è stata acquistata dalla Coop. Bloccata dalla precedente amministrazione, la Coop ha ottenuto il via libera dalla giunta di Mario Landrescina a inizio anno. Lo schema votato dall'esecutivo di Palazzo Cernezzi prevede la demolizione dei fabbricati esistenti e la ricostruzione con la stessa volumetria, circa 30.000 metri cubi. La nuova struttura sarà di 1.500 metri quadrati, adibiti al commercio di prodotti alimentari e non, anche con un diverso marchio commerciale. Nelle casse del comune di Como, Coop verserà circa 550.000 euro di oneri di urbanizzazione e 280.000 euro di contributo sul costo di costruzione. È già stato demolito e smaltito l'amianto. Negli accordi è previsto che il posteggio sia ad uso pubblico e che all'interno della proprietà passi una pista ciclopedonale. L'apertura del nuovo supermercato, come detto, è ipotizzata nella prima metà del 2019.